Bentornati, oggi recensiremo Amazon Kindle Fire HDX, un tablet con delle specifiche tecniche da urlo e a un prezzo veramente stracciato. Iniziamo subito facendo un veloce unboxing. Allora, questa qui è la scatola, come vedete è stata modificata rispetto alla scatola del primo Amazon Kindle Fire che abbiamo recensito in precedenza. Andiamo a levare la custodia superiore, quella scatola. Abbiamo la carta, la manualistica, scatola che ha avuto un upgrade. Infatti troviamo all'interno gli accessori che nella precedente non erano presenti. Qui abbiamo un piccolo foglio con le istruzioni e qui troviamo il contenuto, che è un cavo USB veramente lunghissimo. Infatti Amazon l'ha fatto apposta per consentire l'utilizzo del dispositivo durante la carica. Andiamo a riposarlo. E il cavo, in questo caso, no, il cavo, dire, l'alimentatore da muro, in questo caso avrà la presa americana, però quando lo acquisterete vi arriverà anche l'adattatore per le prese italiane. Andiamo a eliminare tutte le scartoffie. Prendiamo il dispositivo. Dispositivo che, come vedete, è avvolto in una custodia. Custodia che si chiama la Origami. Infatti qui dovete Amazon Kindle Fire HDX Origami Cover. È una cover molto intelligente che riprende, diciamo, un po' le caratteristiche della cover dell'iPad. E quindi con queste bande magnetiche, che però proprio con un origami andranno a piegarsi in modo da creare uno stand. Adesso ve la faremo vedere. Stacchiamo il dispositivo, si attacca, come vedete, grazie ai magneti. Quindi via. Questa è la cover appunto, come detto, origami, quindi si piegherà in questa maniera, così. Sarà possibile utilizzare il dispositivo sia in questa posizione sia in questa posizione. Adesso ve lo faremo vedere, e il dispositivo non presenta nessun segno di cedimento. Allora, come vedete, qui sono presenti i tasti. Andiamo adesso a inserire il dispositivo, e qui vedete i tasti, quindi non avremo nessun intralcio nell'utilizzare i tasti hardware. Così, così il dispositivo, o anche in questo modo. Ok. Andiamo adesso a eliminare la cover. Questo è il dispositivo, veramente molto bello. Il design è curatissimo ed è veramente molto, anche, molto sottile. Qui troviamo, iniziamo subito quindi con i tasti hardware. Troviamo nel lato sinistro il tasto accensione, quello destro il bilanciere per il volume. Superiormente troviamo le casse Dolby, quindi stereo. Sfruttano la tecnologia Dolby e l'audio, come vedremo dopo, è veramente ottimo. Qui troviamo il logo Amazon. Davanti troviamo appunto nessun tasto fisico o soft touch, e la fotocamera che riesce a girare i video in 720p, quindi in HD. Andiamo ad accendere il dispositivo. Nel frattempo vi elenco le specifiche tecniche. Allora, il display, ok, si è acceso. È un Full HD con una risoluzione pari a 1920x1200, quindi un superiore, diciamo, al Full HD. La densità di pixel per pollice pari a 323 ppi. È un display veramente fenomenale. Adesso non so se si nota attraverso la videocamera, però secondo me dovreste prima usarlo, prima di acquistarlo, e vi accorgerete che veramente il display è forse uno dei punti chiave di questo dispositivo. È il display più bello che abbiamo mai visto su un dispositivo da 7 pollici. Allora, continuando con le specifiche tecniche, le dimensioni sono 128x186 mm, uno spessore di 9, di appunto soli 9 mm. Qui, come potete vedere, abbiamo questo scivolo. Il processore è un altro dei punti forti di questo dispositivo. Infatti è un quad core Snapdragon 888
800 con un clock pari a 2,2 GHz e un processore grafico, quindi una GPU Adreno 330, e abbiamo anche 2 GB di memoria RAM. Parlando della memoria interna, è disponibile in Italia in tre tagli, 16 GB, 32 e 64. Questa è la versione da 16 GB, che sono utilizzabili direttamente dall'utente soltanto 10 GB, quindi il sistema è abbastanza pesante, occupa già di suo 6 GB. La batteria è veramente ottima, possiamo, come dice Amazon, fino a 11 ore di lettura consecutiva, oppure anche di navigazione internet e riproduzione di video, 17 ore esclusivamente per la lettura. Infatti su questo dispositivo si può anche appunto leggere libri, infatti la densità di pixel per pollice è alta anche per questo. Non ci affaticheremo appunto durante la lettura di qualche brano. Il wifi è veramente molto performante, un dual band, quindi con una doppia antenna wifi, è veramente ottimo, riusciamo benissimo a sfruttare tutta la potenza offerta dal nostro router. USB, qui troviamo la USB 2.0, quindi non 3.0, che ci servirà sia per scambiare dati con il PC oppure anche per caricarlo tramite il caricatore da muro. Abbiamo anche il jack da 3,5, qui jack da 3,5, che ci consentirà di ascoltare la musica tramite le cuffie che non sono inserite dentro la confezione. Diciamo che noi pref abbiamo preferito non utilizzare il jack da 3,5 visto che i due altoparlanti sono veramente ottimi. Diciamo, iniziamo subito da questi, sblocchiamo il dispositivo, andiamo alla musica direttamente, vi facciamo ascoltare qualche canzone. Alziamo il volume. Inoltre, quando appoggeremo il dispositivo su una superficie piana, grazie appunto a questo scivolo, l'audio diventerà molto più forte. Quindi, quando appoggeremo il dispositivo inoltre su una superficie piana, l'audio diventerà molto più forte. Come avete sentito, l'audio è veramente di buona qualità, corposo, ottimi bassi. Veramente, la tecnologia Dolby è si riconferma una delle migliori. Continuiamo il nostro tour. Questa qui è l'interfaccia, si chiama Firefox, no, Firefox, scusate. Questa è l'interfaccia chiamata da Amazon Fire OS 3.0, che si basa ovviamente sempre su Android, però è stata completamente ridisegnata in modo da appunto favorire l'utilizzo anche per persone meno esperte. Quindi non si troveranno in difficoltà. Suddivisa in categorie, come potete vedere, è un'ottima scelta. E rispetto alla precedente, aspettando lo swipe verso il basso, troveremo tutte le applicazioni da noi installate. Iniziamo quindi subito da un video, andiamo a vedere il display. Questo qua è il video di test. Alziamo la luminosità se non è al massimo, perché i riflessi ci giocano brutti scherzi. No. Vorrei soffermarmi su questa immagine, come vedete i colori sono veramente ben definiti, anche appunto l'immagine è molto nitida e i colori sono soprattutto reali, quindi non vengono assolutamente falsati. Andiamo adesso, torniamo alla nostra home, qui abbiamo questo carosello che ci mostrerà le app che noi utilizziamo di più.
In questo caso, appunto, troviamo anche il web browser che appunto abbiamo scaricato l'APK di Chrome. Infatti, come detto prima, si basa su Android e non è presente purtroppo il Google Play Store perché Amazon, diciamo, spinge più sul loro store proprietario. Infatti, ci incentiva l'utente a acquistare contenuti. Ok, dopo aggiorniamo. E quindi non sarà presente nessun servizio offerto da Google, e questa è anche una pecca di questo dispositivo. Questo qua è il nostro sito web, vitadasmartphone.it, che vi invitiamo appunto a visitare. Come vedete, anche se Chrome non è assolutamente, ad esempio, no, ad esempio, scusate, anche se Chrome non è per niente ottimizzato su questo dispositivo, gira veramente molto bene. Facciamo un pinch to zoom. Adesso andremo su una notizia, per vedere anche il tempo di caricamento. Ovviamente questo qua dipenderà anche dalla vostra connessione. Andiamo su un sito più pesante come The Verge, però utilizziamo il browser proprietario che è Silk. Verge, che è appunto uno dei siti più pesanti. Silk che vi permette anche di creare delle categorie, quindi più visitati, preferiti, file, oppure abbiamo anche la cronologia o in voga oggi, che sono appunto le pagine più viste. Ci metterà un po' di tempo, anche perché la nostra connessione in questo momento non è una delle migliori. Ok, comunque per farvi vedere la fluidità è ottima anche durante il caricamento. Vi assicuriamo che il dispositivo è più veloce, ma dipende sempre dalla vostra connessione. Comunque, durante il caricamento non abbiamo mai un lag. Prendete doppio tap. Siamo andati a essere una notizia. Comunque, il web browser è veramente ben ottimizzato con un Silk. Andiamo adesso alla categoria giochi. Andiamo a prendere Real Racing 3, che sfrutta al massimo questo dispositivo. Abbiamo effettuato dei benchmark che sappiamo sempre che sono dei numeri, quindi non è nulla di reale, però ci dà un'idea su quelle che sono le potenzialità di questo dispositivo. E siamo riusciti a superare il punteggio del Samsung Galaxy Note 3, mi sembra. Quindi 33.000, una cosa del genere, comunque dei risultati veramente ottimi. Va bene. Con AnTuTu, ovviamente. Nel caso, la risoluzione dovrebbe essere settata al massimo. Come sentite, l'audio è veramente uno dei migliori. Fatemi leggere. Ok, aspettiamo un giro di prova. Come vedete, il gioco gira veramente benissimo. Effettuiamo un altro test con ad esempio Asphalt 8, che è un po', diciamo, un po' più impegnativo come gioco, visto che abbiamo molti effetti grafici in più. Vedete, i tempi di caricamento sono veramente ridotti. Adesso andremo a vedere anche come si comportano i nostri file di test per il display e il reparto Office.
veramente un piacere giocare con questo dispositivo. Usciamo fuori, andiamo nella galleria, vediamo se riusciamo a trovarla. Applicazioni. Niente da fare. Proviamo a trovarla qui. Allora, un attimo. Andiamo tramite il gestore di file, riesco a trovarla, file di test, ok. Allora, questo qui è il file di test per quanto riguarda i neri. Come potete vedere, i neri sono veramente ottimi. Non riusciamo appunto a capire qual è, non si riesce a distinguere qual è appunto l'immagine quando il display e la cornice, quindi i neri sono promossi al 100%. Anche la risoluzione non è assolutamente niente male. Adesso andiamo a vedere. No, nulla. I bianchi, riusciamo a raggiungere una luminosità pari a 400 nit. In questo momento, appunto, come potete vedere, c'è un piccolo problema. Nei bordi, non so se si nota tramite la macchina, la videocamera, sono presenti degli aloni blu. Questi aloni blu appunto rovinano, diciamo, un po' il display, perché è un display quasi perfetto. L'unico problema è questo qui, che sono appunto gli aloni blu sui lati, sia da questo lato che da questo lato. Non so se è un problema della mia unità, comunque è veramente un peccato. Vediamo le altre immagini. Questa qui è un'immagine che appunto si concentra un po' sui colori scuri. Qua abbiamo i colori un po' più accesi. Qui potete notare anche l'angolo di visione. Riusciamo a disattivare la rotazione. Sono abbastanza buoni. Questa è un'altra immagine di test che vi fa appunto vedere come si comporta la resa dei colori. Veramente un display ottimo. Andiamo a vedere adesso come si comporta la fotocamera. Ovviamente non posso attivarla, comunque riesce benissimo a bilanciare i colori. Questa qua è una foto, è appunto una foto scattata con una fotocamera posteriore che riesce a girare i video in 720p, quindi ottima per le conferenze. Ok, qui avevamo impostato la focale su appunto questa sbarra, quindi di ferro, e come vedete lui ha compensato la luminosità. Qui invece abbiamo impostato la luminosità verso l'esterno e lui ha impostato la luminosità in base alla luce che entrava dentro l'obiettivo. Torniamo alla home, vi faccio vedere qual è la versione di Android, quindi su quale versione si basa, tramite AnTuTu Benchmark. Abbiamo raggiunto 34.000, qui la 4.2.2. Però purtroppo non viene sfruttato anche Google Now. Google Now è un servizio molto utile che poteva essere sfruttato. Comunque, torniamo adesso nella parte dei documenti. Possiamo appunto sincronizzare tramite il cloud di Amazon, quindi trovarlo anche su altri dispositivi Amazon, oppure trasferirlo. Qui abbiamo alcuni libri. Questi qua sono sul cloud, lo stiamo scaricando.
Vediamo anche quanto tempo ci mette. Scaricato. Ok, va bene. Questo è un libro scaricato da internet. Questa ovviamente non è l'applicazione per editare qualche documento, comunque questo qua ci permette di leggere i libri. Vi faccio vedere questa applicazione come si comporta su un libro scaricato direttamente dallo store. Ad esempio questo qui. Riusciamo a girarlo. Un attimo, attiviamo la rotazione, ok. Abbiamo la visualizzazione, quindi possiamo cambiare lo sfondo, quindi mettere nero su bianco, dare un color seppia, un color giallo seppia allo sfondo oppure uno sfondo bianco normale, aumentare la dimensione dei caratteri, i margini oppure anche i margini tra i righi. Possiamo anche inserire le note, su qua sono le note, oppure evidenziare le parole. Adesso vi farò vedere come funziona questa. Ok, ad esempio noi prendiamo questa parola, ovest, la possiamo o evidenziare, o ad esempio aggiungere una nota a questa parola, oppure cercarla su internet o su Wikipedia. Comunque troveremo qua sotto direttamente il dizionario che ci appunto cercherà la parola colpo, qui abbiamo il dizionario, Wikipedia o la traduzione in qualunque altra lingua. Sempre noi abbiamo impostato inglese e abbiamo anche la dettatura vocale. Veramente una funzione molto utile. Questa qui che vedete in basso era la barra funzione. Vi faccio vedere la mail come si comporta. Vediamo se riusciamo a trovare mail. Ok, questa qui. Questo è un comunicato stampa. Come vedete è possibile effettuare il pinch to zoom all'interno e avverrà l'impaginazione del testo. Ok, ah, scusate, vi volevo fare vedere anche un'email ad esempio con delle immagini. Sta scaricando le immagini. Qui presente anche il pinch to zoom. È veramente un client ottimo. Presenta inoltre anche l'applicazione negozio Amazon, che è un'applicazione che in pratica ci mostrerà lo store Amazon, quindi quello che noi solitamente vediamo sul web, però in un'applicazione ben ottimizzata dove possiamo appunto scegliere quello che più ci piace. Ad esempio clicchiamo su questo banner, se non è cliccabile. Siamo ad esempio sulla categoria elettronica, lui scaricherà tutti gli articoli. Tramite questa gesture possiamo inserire un dispositivo tra le cose, tra i preferiti, appunto. Torniamo allo store Amazon, però, dove possiamo acquistare le applicazioni. Abbiamo. No, allo store Amazon. Possiamo appunto sfogliare tra i vari negozi. Abbiamo i prodotti fisici, quindi appunto negozio Amazon, prodotti digitali, cioè libri, musica, giochi, applicazioni. Andiamo su libri, credo che tutti conosciate l'applicazione per i libri dove possiamo appunto comprare libri disponibili anche su iOS e Android. Tra i libri possiamo anche prendere un estratto, scarica estratto come potete vedere. Andiamo anche adesso nella musica. Musica è una libreria veramente infinita, possiamo scaricare tutti i tipi di musica o anche ascoltare gli estratti in questo caso. Abbiamo, ops, anche l'applicazione giochi o applicazione o la sezione applicazioni. Allora, giochi dove troviamo tutti i giochi. Ci sono tutti i giochi più importanti, come vedete qui c'è Candy Rush Saga o ad esempio l'applicazione dei giochi olimpici e così via. Qui abbiamo tutti i giochi più importanti. Qualche pecca la troviamo nella sezione applicazioni perché
Sono presenti quasi tutte le applicazioni che ci sono sullo Play Store, però non sono aggiornate. Ad esempio, io ho scaricato un'applicazione che è Client Master, che non era aggiornata come lo era nella versione per Android normalmente. Comunque, ci vengono in aiuto gli APK. Ad esempio, io ho scaricato Nova Launcher, che diciamo, ho reso un dispositivo normale. Come potete vedere, gira molto molto bene. Abbiamo gli APK che ci vengono appunto incontro e ci permettono di installare qualunque applicazione presente normalmente nel Play Store. Abbiamo anche la sezione ricerca dove possiamo appunto cercare qualunque contenuto. Ad esempio noi cerchiamo, non lo so, Nike, e possiamo cercarlo nei negozi Amazon, che appunto ci dice quali prodotti sono disponibili nei negozi Amazon oppure sul web. Se noi andiamo su un prodotto Amazon, e lui ci andrà a portare in tutti i risultati. Allora, un dispositivo che veramente ci ha colpito sotto quasi tutti i punti di vista: ottimo display, ottimo l'audio, ottima la fotocamera frontale, autonomia e soprattutto anche il processore. La fluidità è uno dei punti forti anche di questo dispositivo, mai un impuntamento, nulla di nulla. Qui abbiamo le impostazioni, è veramente fluidissimo, non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema. Il prezzo è senza ombra di dubbio il punto forte che lo porta nella top 10 dei migliori tablet Android. Infatti lo trovate online a 229 € esclusivamente sullo store Amazon, quindi 229 € per portarsi a casa un dispositivo valido. Quindi, se avete qualunque domanda, potete farcela nei commenti. Mettete mi piace, soprattutto iscrivetevi al canale. Un saluto da Vincenzo.